veramente lasciando qui alla Sagra della Maglia Calciata, una sagra che esalta le nostre tradizioni, per dire ancora una volta not up e per dire che la battaglia è solo all'inizio. Non credete ai messaggi che i media cercano di mandare dicendo che ormai è una battaglia persa. Non è così, siamo solo all'inizio e ci aspetta un lungo caldo. Passo la parola a Gianluca Maggiore del Comitato Not Up. Buonasera a tutti. Stiamo girando un po' tutte le piazze e cerchiamo di informare le persone, perché avrete capito che sui giornali c'è veramente poco spazio per un'informazione critica, per confutare tesi che poi a lungo andare si dimostrano veramente poco veritiere, mettiamola così. Noi siamo qui stasera come movimento per cercare di far capire alle persone che quello che si sta facendo a San Foca è solo la punta dell'iceberg di un tentativo assurdo di cambiare il futuro di questa terra, il futuro di questa terra che è fatto anche di questi eventi. Voi agli stand questa sera non state certamente andando a mangiare gas, il gas non è sicuramente il prodotto tipico di questa terra. A questi stand voi andate a cercare la storia, e il gas non è la storia del Salento. Siamo convinti anche che, oltre a non essere la storia, non è neanche il futuro il gas. Non è il futuro che avete pensato per i vostri figli, non è il futuro che avete pensato per voi stessi. Quindi noi stiamo girando non per dire che la spiaggia di San Basilio è bellissima o che è un problema di Melendugno o è un problema, che ne so, di chi è vicino alla centrale di depressurizzazione. Noi stiamo qui a spiegare che questo è un problema di tutti i cittadini europei, di tutti. C'è una lista di 278 progetti, in cui è inserito anche il TAP, che sono esattamente come il TAP, assolutamente inutili, e sono fatti esclusivamente per rubare le risorse di tutti i territori europei. Quindi capite che qui in Salento ci toglieranno la Puglia cazzata, in Valsusa toglieranno la polenta, e come minimo comune denominatore toglieranno il futuro alle persone che abitano questi luoghi. Lascio la parola all'ingegner Manuelli, che penso abbia qualche cos'altro da dire. Sono il dottor ingegner Manuelli, laureato al Politecnico di Milano, dottorato di ricerca presso la Technische Universität Chemnitz. Sono membro della commissione comunale che ha analizzato il progetto del gasdotto, e le conclusioni sono l'assoluta inutilità dell'opera, la pericolosità dell'opera a fronte di un processo che si dice di decarbonizzazione, ma che non può essere sostenuto da fonti fossili. Oramai la transizione energetica a livello globale è iniziata e non sono le fonti fossili che possono portare alla decarbonizzazione, soprattutto con un'opera che è mal progettata e presenta seri rischi di incidente rilevante e di danni per la popolazione. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie a tutti. Oh.
della RAI.